Francesco Pio Traversi, anche lui un nome della kickboxing cerignolana e possiamo anche dire della kickboxing italiana. Con questa coppa va a coronare quanti successi? Molti altri, tipo i 18 titoli mondiali nelle varie federazioni come MTKA, WPKA, Fist Italia e molti altri. I 38 titoli italiani insieme alla WPKA, Fist Italia e molte altre. E i 5 titoli europei insieme alla WPKA. Ma questa volta per la Coppa hai lavorato più intensamente? Certamente, molti sacrifici e molti allenamenti duri. Quante ore al giorno ti alleni? 2 ore e mezza, soprattutto quando ci sono manifestazioni di certo livello. È la prima volta che partecipi ad un mondiale? No, ne ho fatti altri come quelli che ho elencato prima. Ma questo è il primo posto? No, non è il primo posto, però diciamo che in questa federazione è la prima volta, sì. Ok, e la Fighters per te cos'è? È la mia famiglia, è una cosa inspiegabile, è bellissimo. Call me Russ, rich shine, I got the gloss, call my label on the bus, hold up, y'all ain't believe me, I don't give a fuck how you treat me, I know y'all all wanna be, and now y'all bitches wanna see me. Maria Cavallo è vincitrice al torneo La Coppa del Mondo The Best Fighters e naturalmente, allora Maria, dove avete gareggiato? In particolar modo cosa hai vinto? Qual è il tuo trofeo? Allora, ho gareggiato nella specialità Kick Light, mi sono classificata prima. Niente, ho affrontato degli avversari abbastanza forti e siamo riusciti a calmarcela. La tua emozione principalmente dopo aver vinto il trofeo? Beh, penso che si sia andata la voce, infatti sono rimasta senza e ci siamo allenati molto per raggiungere questo risultato ed è arrivato. Quindi questa coppa va a coronare una serie di trofei che già hai vinto, di gare e di successi. Ci puoi dire quali cortesemente? Allora sì, ottobre di quest'anno del 2018 ho vinto il mondiale WPKA, classificandomi prima nella meno 55 di light e di semi. Poi a gennaio nel Golden Globe Waco, dove mi sono classificata prima nel light, meno 55 di light. Il suo volto già lo conosciamo, siamo piuttosto abituati ai suoi successi, Carmine Rutigliano, anche lui vincitore al The Best Fighters. Carmine, tra le tante emozioni, le tante coppe, le tante medaglie, quella di quest'anno ce la descrivi? È stata un'emozione grandissima, è stata un'esperienza grandissima e molto complessa questa volta, ma la cosa che mi è rimasta molto incisa nel cuore è l'unione del gruppo in cui siamo stati là. L'emozione che abbiamo provato tutti quanti dalla palestra e tutti i sacrifici che abbiamo fatto prima di arrivare a fare questa gara e la vittoria è arrivata non facilmente, ma ce la siamo sudata. Quindi, per te la SD Fighters è la palestra o è la famiglia? Per me è come una seconda famiglia. Da quanto tempo ti alleni? Questo è il 10° anno che faccio questo sport. Quanti trofei hai vinto? Parecchi nella WPKA e sto iniziando a conquistare altri nella Fit Power. Grazie Carmine, un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Siamo qui con Fabio Caputo, anche lui vincitore The Best Fighters di Rimini. Fabio, per te è la prima volta? Sì, dopo aver vinto anche il Golden Globe a gennaio, sempre a Conegliano, e il mio sogno era vincere anche il Best Fighters e ce l'abbiamo fatta. Grazie ai sacrifici e grazie al maestro. Da quanto tempo ti alleni? 7 anni. Circa 7 anni, quindi è il tuo primo grande trofeo. Sì, sì. E le tue emozioni nei momenti in cui ti è stata data la coppa? Un'emozione unica, cioè è bella. Ok, grazie Fabio. Prego. Per
lui è Antonio Braschi, forse un po' meno noto degli altri, ma perché l'ultimo arrivato, nonostante appunto sia tale, ha già comunque regalato grandi successi. Antonio, da quanto tempo tu ti alleni? Mi alleno da sei mesi e sono passato da uno sport completamente diverso. Prima cosa facevi? Praticavo l'MMA. Uh-huh. Adesso invece kickboxing. Ora è kickboxing. L'ambiente che hai trovato nella SD Fighters? L'ambiente che ho trovato è stato sicuramente molto caloroso, in quanto ho trovato persone dall'altro lato che non insegnano solamente a picchiare, come si suol dire, ma anche a volersi bene, a fare il gruppo. Ed è proprio il gruppo che ti ha portato questa prima volta, suppongo, ad un grande evento. Tu cosa hai vinto? Allora, io mi sono classificato terzo nel flight, meno 75 kg. La tua emozione, visto che è la prima volta? La mia emozione è stata grandissima, anche perché vedere la faccia soddisfatta del mio maestro, in quanto appunto dopo poco tempo sono riuscito a salire sul podio. Oltre al tuo maestro è di supporto anche il gruppo di amici? Certo, c'è sia il supporto dei miei amici sia il supporto della mia ragazza. Anche lui è un volto già noto nel mondo della kickboxing italiana, parliamo di Francesco Di Lernia, che già ci ha abituati ad una serie di vittorie e di trofei. Questa volta a Rimini è stato più di supporto per il gruppo. Francesco, come ti sei trovato e perché ti sei trovato a Rimini? Allora, a Rimini sono trovato sia come atleta che come accompagnatore del maestro e aiuto maestro. Soprattutto nel mio caso di incontri non è andato come me l'aspettavo. Sarà per la prossima volta a fare più sacrifici in allenamento. Quante ore al giorno ti alleni? Diciamo un'ora e mezza alla volta, poi adesso per gli impegni scolastici sto mancando un po' in palestra e mi sto allenando meno degli altri. Ovviamente il prossimo anno per te sarà quello decisivo per la Coppa? Speriamo di sì, spero che gli impegni scolastici non mi impossibilitano per allenarmi e evitare anche l'anno prossimo la Coppa. Spero di vincere l'anno prossimo e spero di allenarmi abbastanza per essere competitivo e salire sul podio il prossimo anno. Ma quest'anno, visto che comunque non ce l'hai fatta totalmente, è di incoraggiamento o è di delusione? Allora, ci sono più aspetti per valutare questa situazione. Da una parte ogni sconfitta non è una sconfitta totale, perché comunque si impara sempre dalla sconfitta, ma anche dalle sconfitte si parte per avere una vittoria in futuro. Ogni campione è sempre caduto più e più volte, l'importante è rialzarsi e continuare ad andare avanti. Sicuramente mi allenerò di più nel prossimo periodo, compatibilmente con gli impegni scolastici e di studio. Speriamo che vada sempre meglio. Allora, sono gli ultimi campioni della Fighters, sì, quelli del torneo, o meglio, quelli del The Best Fighters, vero? Sì, sì. Il maestro Sabino di Biceglia, sì, tu sì. Mi dicevi che c'è tutta una storia del The Best Fighters, da dove parte? È una storia ormai, noi siamo 20 anni, io e Domenico che insegniamo questo sport, e quindi il nostro sogno è arrivare a questo torneo che è uno dei più ambiti al mondo, Best Fighters Waco, dove ci sono normalmente dalle 50 alle 60 nazioni, oltre 3.000 atleti combattenti. E niente, dopo i 3-12 l'anno scorso, che sono stati già un successore, la nostra ambizione è arrivare a questi trofei, e grazie a loro, alla loro capacità, la loro grinta, la loro forza, la loro tenacia, non ho più parole, perché sono veramente emozionato. Siamo arrivati a questo risultato e io volevo fare
di comprendere i ragazzi, perché veramente mi hanno dato il cuore tutti. Grazie ragazzi. Ma il cuore l'hanno dato soltanto sul ring oppure anche durante gli allenamenti con te e maestro Domenico? Io direi che a me e Domenico ci hanno regalato veramente tante emozioni negli allenamenti. Savino, una domanda un po' inopportuna. Solitamente noi non siamo abituati a vederti troppo serio. È la serietà dell'emozione o è la serietà del tecnico? No, direi dell'emozione. Beh, in effetti ci hai abituati a vederti uscire, entrare nella piscina vestito, per uscire. Perché quel giorno. Spiegacelo, ecco perché. Nel point abbiamo avuto una giornata negativa. Negativa perché siamo stati un po', come si dice, non in forma, non siamo arrivati, siamo arrivati con un'attenzione altissima, quindi è il primo giorno, ripeto, a trovarci in questa situazione e in questi tornei non è facile e quindi è andata un po' male, quindi per sdrammatizzare ho cercato un po' di creare sempre la nostra atmosfera di famiglia e di gioia, dai, perché questo per noi è un gioco. Solitamente si dice che il mondo è piccolo e nella piccolezza del mondo c'è un evento che lega gli incontri. L'anno scorso Don Claudio Barboni parlava di aspettative. Ci puoi spiegare, dall'anno scorso lui, Don Claudio, parlava di aspettative, di speranze. Cosa è successo quest'anno? Niente, assurdo questa cosa. L'anno scorso stavamo qui nel mio negozio e si trovò Don Claudio, sentì che dovevamo partire in questo torneo e ci fece una dedica dicendo che giustamente ci vuole il tempo a tutto e effettivamente è stato così, perché ripeto, abbiamo preso 3 bronzi, che è un risultato già altissimo per questo torneo. E invece quest'anno cosa è successo? Quest'anno assurdo, stavamo all'altezza di Ancona, tornando dopo questi nostri successi usciamo da Autogrilla che non ha trovato Don Claudio. Assurdo. Trovate casualmente Don Claudio ad Ancona. Che andava a fare una gita turistica a Santa Rita e niente. E cosa vi ha detto quando ha visto le coppe? Lo scoprirete, dai. Lo scopriremo dal video? Sì, lo pubblichiamo? Dai. Ok. Ecco, finalmente dopo tanti sacrifici, dopo un anno dalla vostra dedica, vedete? Vediamo i nostri frutti e i vostri frutti. Come vediamo. L'abbiamo fatta! Forza Fighters! Domenico Colucci, innanzitutto cosa pensi tu di tutto ciò che i ragazzi hanno fatto e dei miglioramenti dall'anno scorso a quest'anno? I miglioramenti sono stati tanti, anche perché insomma è il secondo anno che militiamo in questa federazione dove il livello è altissimo e si è vista la differenza da quest'anno all'anno scorso. Quindi i ragazzi hanno migliorato anche le loro prestazioni prendendo anche 4 primi posti quest'anno, a differenza dei 3 bronzi dell'anno scorso. E poi niente, che dire, l'affiatamento tra di noi ti interrompo. Diventa sempre più intenso. Ti interrompo, i ragazzi in più occasioni hanno parlato della palestra come la casa, come la famiglia, quindi del gruppo, non antagonismo al loro interno, ma anzi molta collaborazione. No, loro si allenano tra di loro, crescono tutti assieme con una vera squadra, veramente buona famiglia. Poi noi in ogni occasione cerchiamo sempre di stare tutti uniti, anche al di fuori della palestra. Quindi si è creata una vera bella atmosfera con tutti loro, con i genitori, insomma con un gruppo veramente solido. A prescindere dai ragazzi che hanno viaggiato, quindi che sono andati a Rimini, la vostra palestra quanti ne conta di allievi? Senti, ne conta tanti, il numero preciso non te lo so dire, ma sono veramente tanti. È normale che tutti quelli che vengono sono tutti agonisti, una buona parte sono agonisti, quindi gareggiano, ma gli altri che lo fanno a livello amatoriale sono veramente tanti. Se Savino Di Biceglia è la parte forte, simpatica del gruppo, io so che tu sei la parte dura e forse seria. Ti risulta questo? Me l'hanno detto i ragazzi.
male, no. Seria quando basta, diciamo. Ok. Domenico Colucci, grazie, buonasera. Buonasera, appunto l'altro elemento forte della palestra, l'altro elemento forte della Fighters, l'altro elemento che con Savino ha comunque creato questo gruppo di campioni. Dopo aver visto il Savino di Biceglia tecnico, emozionato e serio, penso che ci sia adesso un momento in cui tutti possono comunque essere se stessi e gridare forza Fighters. 1, 2, 3, forza Fighters!